una risoluzione sulle criticità e sul potenziamento dell'unità operativa complessa di chirurgia generale e indirizzo senologico dell'ospedale Bernabeu di Ortona e quanto presentano i gruppi di centro-sinistra e regione. In una conferenza stampa i consiglieri Silvio Paolucci e Antonio Blasioli si fanno portavoce dei colleghi con questa risoluzione che mira a far prendere impegni alla Giunta Marsilio rispetto alle tante iniziative che abbiamo portato avanti nel corso di questi anni. Interpellanze, commissioni, note stampa, visite ispettive, nulla però hanno portato alla risoluzione di alcuni casi che sono molto molto importanti, anche per la permanenza della certificazione USOMA, che Ortona ha tra i 15 centri in Italia e tra i tre unici del centro-sud Italia, insieme a Roma e Catania. Non è possibile aver perso il chirurgo plastico ricostruttore, quello per gli interventi complessi, perché la chirurgia plastica ordinaria viene comunque compiuta a Ortona. Lo avevamo detto in una specifica interpellanza a marzo del 2021 e è andato via a settembre del 2021. Abbiamo una convenzione con l'azienda senese. Una convenzione che però scade il 31 di maggio, non è stata prorogata, doveva essere per 3 mesi, ha funzionato soltanto 2 mesi. È arrivato un medico molto bravo che potrebbe formare gli altri medici nella chirurgia plastica ricostruttiva. Quindi noi chiediamo che permanga e magari si faccia anche un gioco di sponda con l'università per farlo rimanere qui a formare nuove generazioni di giovani medici. Sulla strumentazione, non è possibile che un ospedale così, che la senologia di Ortona così funzioni con un ecografo donato da un'associazione nel 2013, un solo ecografo che costringe a scegliere su quelle che sono le operazioni preoperatorie, quelle più importanti. Tra l'altro, un ecografo del 2013 comincia a essere anche abbastanza datato. La stessa cosa per gli anestesisti, 6 anestesisti con 2 messi a disposizione della direzione aziendale su 13 che ce ne dovrebbero essere, costringono a ridurre le sedute operatorie, ma neanche a formare, diciamo, rispetto alla curva anestesiologica sul metodo che dovrebbero essere applicate su tantissime donne.